Manteniamo una posizione comoda e tranquilla, quindi lasciamo andare le nostre anche. Stamani lavoriamo sull'attivazione delle nostre articolazioni un po' per volta e dei piccolissimi innalzamenti, quindi Alessia non vado a toccare il tuo nervo sciatico e piriforme infiammato, ok? Vediamo un attimo come riusciamo a fare. Andiamo a fare delle circonvoluzioni, quindi godetevi una pratica morbida stamani. E dall'altra. Ancora si inspira quando si sale, si espira quando si scende. Ancora, inspiro, salgo, espiro, scendo. Altre due. L'ultimo. Ok, si resta al centro, lasciamo andare il mento verso l'esterno e cerchiamo di sentire il peso della nostra testa, lasciamo semplicemente andare giù, l'importante è non curvare la schiena. Andiamo a fare delle circonduzioni del collo morbide da una parte e dall'altra, morbide, morbide, provate a sentire se ci sono delle tensioni. Proviamo a scioglierle cercando di rallentare il movimento e di contenerlo, non avete bisogno di portare la testa troppo indietro quando facciamo questo movimento. Da una parte e dall'altra. Ok, lascio andare il mento verso l'esterno, intreccio le dita delle mani, porto le mani dietro la nuca e lascio andare i gomiti in avanti. Proviamo ad allentare un po' la tensione del collo. Lasciamo andare proprio il mento verso lo sterno. Cerchiamo di non opporre resistenza. E poi leviamo le mani e lasciamo lì il nostro collo. Cerchiamo di sentirlo bello disteso, la testa pesa. Quando si risale lo facciamo molto lentamente. Si inspira piano piano, riportiamo sulla testa. Andiamo a ruotare la testa verso destra. Si inspira, riportiamo verso il centro, ruoto verso sinistra. Inspiro verso il centro, fletto verso la spalla destra. Inspiro, salgo, fletto verso la spalla sinistra. Inspiro, salgo, fletto a destra. Con la mano destra accompagno la testa verso la spalla. Con la mano sinistra vado dietro la schiena. Mantengo l'allungamento. Inspiro, salgo su con la testa, vado dall'altra parte, stessa identica cosa, scendo. Inspiro, salgo su e ruoto le spalle, indietro. Movimenti morbidi e ampi, più verso il basso che verso l'alto e inverto il senso. Sostengo il braccio, chiudo il pugno e lancio il lato, quindi vado a ruotare un po' l'articolazione del gomito. Sostenete il braccio destro con il sinistro, deve essere morbido. Quindi inverto, che è morbido, perfetto, dall'altra parte. E poi vado a fare dei cerchi solo con il pugno, quindi solo il polso da una parte e dall'altra. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi sostengo il braccio sinistro e vado a lanciare il lato. Provate a sentire come sta il vostro gomito. Inverto dall'altra parte, polso da una parte e dall'altra. Ok, intreccio le dita delle mani. Spingo i palmi in avanti, fate in modo di non spingere i palmi, ma fate partire il movimento di spinta dal polso. Ok? Cercate di sentire il polso che spinge e cambio, sempre polso. Cambio, cercate di sentire l'allungamento che parte dalla spalla. Cambio, quindi non è solo il braccio, ma dovete sentire che è come se ci fosse qualcuno che vi tira in avanti. Cambio, cambio. Sciolgo e vado a distendere le gambe. So che questo lo odiate, ma
abbiamo anche le dita dei nostri piedi, quindi andiamo a fare movimenti di contrazione e rilassamento delle dita dei piedi, ok? Insieme ora, solo le dita, tutte insieme, avanti e indietro, solo le dita, fermi con piedi, caviglie, solo le dita, avanti, indietro, e poi proviamo a spingere in avanti gli alluci, solo gli alluci, le altre dita devono venire verso di voi, ok? Quindi torno al centro e spingo in avanti le quattro dita e l'alluce lo tirate verso di voi. Se non riuscite potete, perché la difficoltà è quando l'alluce va in avanti, provate a spingerlo con le dita delle mani, perché piano piano si deve abituare, è un comando mentale. Ancora, inverto, 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 inverto. Fate un po' come i bambini quando muovono le dita, quando sono proprio piccolini hanno proprio la flessibilità. E cambio ancora, ancora, l'ultimo. Ok, flat stendo le caviglie adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado a fare delle circonduzioni con le caviglie verso l'esterno, tutte e due, vanno in direzioni opposte verso l'esterno. E poi inverto verso l'interno. Se sentite scricchiolare è l'aria, va bene? Dobbiamo toglierla dalle articolazioni, non fa mai bene. Ok. Flettiamo la gamba a destra, ci ancoriamo a terra con la mano sinistra, andiamo ad aprire l'anca, la spingiamo giù e poi la richiamiamo verso il centro. Spingo, apro e risalgo. Spingo, apro e risalgo. La mattina siamo tutti molto più rigidi, non vi preoccupate, e risalgo. Ancora, apro e risalgo. L'ultimo, apro e risalgo. Vado ad afferrare l'alluce e distendo la gamba verso l'alto, fletto, schiena dritta, non curvate la schiena, non guadagnate spazio nella schiena, distendo, fletto, distendo, fletto, distendo, fletto, distendo, mantengo la gamba distesa, vado a fare delle circonduzioni per aprire l'anca, 1, 2, 3, scricchiola, 4, inverto il giro, 1, 2, 3, 4, si resta su, afferriamo il piede dall'esterno, passando sotto con il braccio e portiamo indietro la gamba verso la spalla e torno, indietro e torno, indietro e torno. Indietro, non afferrate la punta, Monica, afferra l'esterno del piede. Indietro, esatto. Resto qui, vado a portare la gamba verso il petto, la ruoto e la riapro. La ruoto e la riapro. La ruoto e la riapro. La ruoto, resto qui, abbraccio il piede e il ginocchio come se fosse un bambino. Intreccio le dita delle mani lungo la tibia. Porto il piede più alto possibile, quanto riuscite, ok, nelle vostre capacità, e tiro verso il petto, schiaccio verso il petto e rilascio. Tiro, la schiena è ferma, e rilascio. Tiro e rilascio, schiena dritta, tiro e rilascio. Ancora, tiro e rilascio. Lasciate andare, ragazzi, non è dondolo avanti e indietro, non è questo, è apro la gamba, chiudo la gamba. Ok, è un movimento dell'anca, apro la gamba, chiudo la gamba, apro la gamba, chiudo la gamba, rimango con la gamba al petto, ora dondolo lateralmente, più ampio possibile, ok? Cercate di sfruttare la massima capacità e poi nel chiuderci portiamo il piede sulla cresta iliaca, ok? Se riusciamo andiamo ad afferrare il piede con la mano destra, se non riusciamo manteniamo lì il piede, lo afferriamo con la mano sinistra e si scende giù. Andiamo verso la nostra, verso il nostro piede in avanti, ok? Possiamo portare anche tutte e due le mani verso il piede perché ci permette di allungare in maniera diversa la colonna vertebrale.
Quindi lasciate il piede sulla crista iliaca e scivoliamo con tutte e due le mani. Tanto il piede si è abituato a starci, non se ne va da nessuna parte. Mento, guarda in avanti, schiena dritta, si resta. 5, 4, 3, 2, 1, si inspira, si risale su, accompagniamo la nostra gamba, torniamo giù, flettiamo la gamba sinistra, ci ancoriamo con la mano destra a terra, schiena dritta, apro e torno. Dovete opporre un po' di resistenza a questo movimento, non lasciate scivolare giù la gamba così senza darmi un po' di resistenza. Ancora uno. L'ultimo, risale, afferro l'alluce e fletto e distendo. Uno, schiena dritta. Due, tre, quattro, cinque. Si resta qui, facciamo delle circonduzioni. Da una parte, grandi, non è la schiena che va avanti e indietro, è la gamba che si apre esternamente. E inverto, nell'altro senso. Su. 2, 3, 4, si rimane su con la gamba, afferriamo l'esterno del piede passando il braccio da sotto il polpaccio e tiriamo indietro verso la spalla. 1, non è la schiena, 2, il ginocchio è attaccato alla spalla, 3, 4, 5, 6, resto qui, vado a chiudere verso il petto e a riaprire. Chiudo e riapro. Chiudo e riapro. Questa è la mobilità dell'anca. Chiudo e riapro, chiudo, porto sul piede, abbraccio il piede, abbraccio il ginocchio, intreccio le dita delle mani a metà della tibia. Il piede deve essere più alto possibile. Chiudo verso il petto e apro. Chiudo al petto e apro, chiudo al petto e apro, chiudo al petto, resto dondolo verso gli esterni da una parte e dall'altra. Movimenti più profondi li fate, più sciogliete la zona dell'anca. E poi lentamente portiamo il piede sulla crista iliaca. Provate a bloccarlo un attimo in modo che rimane dove deve rimanere, si posiziona nella posizione giusta, quindi afferratelo pure con il piede, con la mano sinistra se ce la fate, o se no con la mano destra. Si inspira, mentre scendiamo lasciamo le mani, andiamo con le mani verso il piede destro, schiena dritta, si resta lì, 5, 4, 3, 2, 1, si inspira, si guarda avanti, si espira, inspirando, si risale su. Flettiamo le gambe e andiamo ad abbracciare le nostre cosce. Rimettiamo in Paschimottanasana molto 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 morbido, cercando di farlo in maniera graduale. Quindi abbracciamo le nostre gambe più vicine possibile all'addome e attacchiamo l'addome alle cosce. Puntiamo i talloni e iniziamo a farli scivolare in avanti, fino a quello che è il nostro massimo, rimanendo attaccatissimi con l'addome alle cosce. Possiamo andare un po' indietro. Quando siamo al nostro limite, se siamo bassissimi e abbiamo l'addome attaccato alle cosce, possiamo ruotare i palmi delle mani verso il pavimento, questo ci appiattisce ancora un pochino più. Se anche qui il nostro addome rimane attaccato alle cosce, via le mani e si scende nel massimo della posizione. Andate un po' indietro con i glutei e cerchiamo di mantenere la posizione. Qui non è ashtanga, quindi possiamo anche lasciare andare la testa, ma solo se l'addome è attaccato alle cosce. Altrimenti no, se no si curva la schiena. Si resta 5, 4, flettete i gomiti e tirate indietro con i gomiti, 3, 2, uno, si inspira, si guarda avanti, si allungano le braccia e la schiena, si espira, inspirando lentamente, si risale su. Entriamo in quadrupedia.
Sciogliamo un po' i polsi, quindi andiamo a fare delle circonduzioni sui polsi, morbide, senza farsi male, da una parte e dall'altra. Ancora, da una parte e dall'altra. Altri due, da una parte e dall'altra. Ok, ruotiamo la mano destra verso l'esterno, portando poi alla fine la dita verso la coscia, e lo facciamo anche con la mano sinistra. Facciamo un paio di volte questo movimento. Riporto in avanti le dita, mano destra, riporto in avanti mano sinistra. Ruoto mano destra, ruoto mano sinistra. Ruoto mano destra, ruoto mano sinistra. Ruoto la destra, le dita sono verso la coscia. Ruoto la sinistra, rimango qui e provo ad andare a fare delle piccolissime circonduzioni sui polsi da questa posizione. Piccole, morbide, da una parte e dall'altra. Ancora, da una parte e dall'altra. Ok, ruotiamo le dita di 45 gradi e portiamole verso il centro. Le dita delle mani si devono guardare adesso. Da qui scendo e risalgo. Faccio in modo che siano i gomiti a flettere verso l'esterno. Scendo e risalgo. Scendo e risalgo. Altri due, scendo, risalgo. L'ultimo, scendo, risalgo su e ruoto di nuovo le mani in avanti. Inspiro e vado a fare delle circonduzioni con il bacino profonde da una parte e dall'altra. Cerchiamo di contrarre l'addome quando espiriamo e quando chiudiamo. Portiamolo più su possibile verso la colonna vertebrale, da una parte e dall'altra. Inspiro, apro bene l'addome, lo allungo, espiro, scendo giù, mi siedo sui talloni. Allungo al massimo le braccia senza flettere i gomiti, cercando di spingere il più possibile in avanti le mani. Mani palmate a terra, come se fossimo delle carte. Si resta cercando di allungare il più possibile la colonna vertebrale. E poi lentamente si risale su. Creiamo il nostro gatto arrabbiatissimo, ma proprio gatto arrabbiato, con una gobba molto pronunciata. E scivoliamo giù con i fianchi, guardiamo i fianchi fino a che non si appoggiano a terra. Inspirando, apro bene il petto, allungo la schiena ed espirando, risalgo su, mi riappoggio con i glutei sui talloni e lo rifaccio. Inspiro, creo la mia gobba, espiro, scivolo giù, guardo i fianchi scendere verso il pavimento. Inspiro, apro bene il petto, espiro, scivolo di nuovo indietro. Stavolta voglio che portiate in avanti le braccia, ma portatele, le mani devono appoggiare sui polpastrelli e dovete cercare di chiudere più vicino tra di loro le mani. E scendiamo giù con la testa verso il centro, cercando di sentire l'allungamento delle scapole stavolta. Le mani sono puntellate. Se volete renderlo più intenso, chiudete le dita delle mani mantenendole puntellate. Sentirete come si allunga la zona dorsale. Resto, braccia tese, 5, 4, 3, 2, 1. Scivolo giù con le mani, le libero, inspirando creo la gobba del gatto arrabbiatissimo ed espirando lascio scivolare giù i fianchi. Inspiro, apro bene il petto. Ed espirando, torno di nuovo in balasana. Inspiro, mi porto su con i fianchi, neutri, e fianchi su, stavolta vado in avanti con le braccia. Cerco di portare il petto e il mento a terra. Se riesco a stare comoda in questa posizione, posso di nuovo portare in appoggio le dita delle mani. Se invece sto scomoda, appoggio la fronte della testa. E si scende giù, si resta, cercate di sentire il massimo allungamento. 5,
1, lentamente, ci aiutiamo con le mani, saliamo su, spingiamo le leve tese, le braccia per salire devono essere distese. Rientriamo nel nostro gatto, inspiro, apro, allungo la schiena, espiro, scendo in balasana. Inspiro, creo la gobba, espiro, guardo i fianchi scivolare verso il pavimento. Inspiro, apro, apro, apro bene il petto. E respirando, scivolo di nuovo indietro. Inspiro, mi riporto in quadrupedia. Portate le ginocchia in linea sotto le anche. E mano destra scivola verso il pavimento sotto il braccio sinistro. Portiamo giù la spalla destra, portiamo giù l'orecchio destro. E distendiamo il braccio. Cercando l'allungamento, Se ce la fate, camminate il più indietro possibile. Con il braccio sinistro. Se volete darvi maggiore equilibrio, la gamba sinistra può aprirsi all'esterno. Questo evita che il fianco collassi verso il pavimento. Si resta, 5, 4, spingete bene i glutei verso il soffitto e aprite bene il petto. 3, 2, 1, riporto la mano sinistra davanti al viso, se avete aperto la gamba chiudetela e si risale verso il centro. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale, espiro, creo la gobba. Inspiro, apro, posizione neutra, stavolta scendo con il braccio sinistro, spalla sinistra, orecchio sinistro, apro in allungamento il braccio destro e se sento che cado, apro anche la gamba destra verso l'esterno. Spingo bene i fianchi verso il soffitto, creo il massimo della torsione. Resto 5, 4, 3, 2, 1. Recupero la mano destra, la porto davanti al viso. Lentamente spingo sulla mano e salgo su. Inspiro, apro, allungo l'addome, espiro, scendo in balasana di nuovo. Rilasso stavolta, lascio andare la fronte verso il tappetino. Lentamente inspirando, saliamo su con la schiena, mantenendoci seduti sulle gambe. Ok, si inspira e ci portiamo su. Lavoriamo con le braccia alternate, quindi si inspira, si porta sul braccio sinistro, aspettate, prima facciamo una preparazione, mani alle vertebre lombari, spingo in avanti, inspiro, espiro, torno, morbidissimo, inspiro, apro, spingo, espiro, torno. Per ora non lasciate andare indietro il collo. Inspiro, apro, cerco di sentire l'attivazione dei glutei e del bacino e mantengo i fianchi in linea con le ginocchia. Espiro, torno. Ancora, in avanti, morbido, fate in modo di aiutarvi con le mani in spinta. E torno. Gli ultimi due, inspiro, apro. Espiro, torno. L'ultimo, inspiro, apro, espiro, torno. Adesso con le mani, quindi braccio sinistro, inspira, apre, nel frattempo noi spingiamo in avanti i fianchi, la mano sinistra si appoggia sul tallone, il braccio destro si apre e si ritorna su attivando gli addominali. Attivate gli addominali. Non collassate indietro, Se mi andate indietro con i fianchi, se mi fate questo, è difficilissimo poi tornare in avanti. Ok? Il movimento è proprio, cioè, quando porto indietro il braccio, i miei fianchi spingono in avanti e trovo senza problemi il tallone. Apro e torno. E facciamo 4 a sinistra, ok? Inspiro, apro, 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 spingo in avanti i fianchi, trovo il tallone, apro il braccio destro. Torno, in avanti, ancora inspiro.
Inspiro, apro, apro, apro. Trovo il tallone. Spingo in avanti i fianchi e torno. Ancora due. Inspiro, apro, apro, apro. Espiro, torno. L'ultimo. Inspiro, apro, spingete in avanti i fianchi. È lì che dovete giocare. E torno. Cambio lato, braccio destro. Apro, apro, apro. E sul braccio sinistro. Un lato viene meglio dell'altro, eh? Inspiro, apro, 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 sul braccio e torno. Ancora due. Inspiro, apro, 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 spingo in avanti i fianchi e torno. L'ultimo, inspiro, apro, torno. Balasana giù, riposiamo, sciogliamo la schiena, appoggiamo la fronte sulle mani e dondoliamo un pochino sui fianchi. Lasciamo scivolare via la tensione della zona lombare e poi portiamo le mani di nuovo a terra, si risale in quadrupedia, inspiro, apro bene il centro. Espiro, chiudo l'addome, punto le dita dei piedi, salgo la dukkha svanasana. Adesso ci occupiamo un attimo delle gambe. Quindi cerchiamo di mantenere le gambe distese il più possibile. Se sentiamo tensione facciamo dei piccoli movimenti, flat stendo, camminando sul posto. L'importante è che sentiate la schiena ben allungata. Flat e stendo, piccoli movimenti, flat e stendo. Fletto e stendo, possiamo farle anche insieme, eh? Fletto con tutte e due le gambe e distendo, tutte e due le gambe, fletto insieme e distendo, avete un margine maggiore, scendo di più e distendo, scendo un po' di più e distendo, ancora scendo un po' di più e distendo, l'ultimo scendo, distendo. Inspiro, guardo avanti, sposto in avanti il peso del corpo, cercate di andare oltre i polsi, passo destro per tra le mani, passo sinistro, inspiro, allungo in avanti la colonna vertebrale, espiro, lascio andare giù il peso delle braccia, il peso delle spalle e della testa, il peso del corpo è sull'avampiede, quindi evitate di portare indietro i glutei soprattutto. Mentre andate sull'avampiede, evitate di contrarre l'addome, perché lo faremo, ok? Viene in maniera automatica, perché c'è dolore, e quindi il nostro addome contrae e tiene sul peso. Invece dobbiamo rilassarlo e dobbiamo stare un po' nel dolore dell'allungamento. Flettiamo le ginocchia, portiamo le mani alle tibie, inspirando, allunghiamo in avanti la colonna vertebrale. Si resta qui, riportiamo il sangue verso la testa, 3. 2, tese le braccia Laura, 1, eccola lì, inspiro, si risale su, portiamo le braccia verso l'alto e respirando, samastiti. Portiamo le mani al torace, alto, proprio all'altezza del seno e spingiamo in avanti, come abbiamo fatto prima con i fianchi, lo facciamo qui con il torace, spingo, espiro, scendo, giù, mani in terra. Inspiro, mani alle tibie, guardo avanti, espiro, vado ad afferrare i talloni e mi chiudo il più possibile in allungamento in avanti. Inspiro, fletto leggermente le gambe, risalgo su, braccia morbidissime, portiamo indietro le spalle e portiamo le braccia su. Espiro, riportiamo le mani lungo i fianchi. Ancora, torace, inspiro, apro, 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 apro. Espiro, scendo in avanti, schiena dritta, peso sull'avampiede, mani giù fino a dove riusciamo, mani alle tibie, inspiro, allungo in avanti la colonna vertebrale, espiro, andiamo ad afferrare i talloni e chiudiamoci. Inspiro, rilasso le braccia, fletto leggermente le gambe, risalgo su, piano, 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 spalle indietro e braccio verso l'alto. Espiro, mani lungo i fianchi. L'ultima volta, mani al torace, inspiro, spingo verso l'alto, non in fuori.
Espiro, scendo giù. Mani a terra. Inspiro, mani alle tibie, allungo in avanti la colonna vertebrale. Espiro, afferro i talloni e mi chiudo il più possibile. Inspiro, rilasso le braccia e le gambe, risalgo su lentamente, ruoto indietro le spalle. Continuo a ruotare indietro le spalle. Uno, due, tre e ruoto in avanti. Uno, due, tre. Si inspira, portiamo le braccia verso l'alto. Si espira, morbide le gambe. Porto le mani a terra flettendo leggermente le ginocchia. Inspirando raggiungo il massimo dell'allungamento delle gambe e della schiena guardando avanti. Ed espirando porto indietro la gamba destra, la gamba sinistra. Poggio le ginocchia al pavimento. Addome e petto paralleli a terra. Scendiamo giù flettendo i gomiti. Inspiro, libero il collo dei piedi e ruoto in su. Mi raccomando, siamo nel cobra, quindi non distendete completamente i gomiti. I gomiti sono leggermente flessi vicino al torace. Puntiamo i piedi, scivoliamo sulle ginocchia e srotoliamo i fianchi verso l'alto. Rientriamo la nuca svanasana, rimaniamo qui. 5 respiri. 4. 3, 2, rilassate il collo, lo sguardo va verso l'ombelico, 1, inspiro, sposto in avanti il peso, vado oltre i polsi, passo destro, passo sinistro, guardo avanti, fletto leggermente le gambe, inspirando si risale su, lentissimo verso l'alto e respirando, braccia lungo i fianchi. Ancora, inspiro, morbidissimo, braccia verso l'alto, espiro, fletto le ginocchia, porto le mani a terra, inspirando, allungo al massimo le gambe e la colonna vertebrale, espirando, passo destro indietro, passo sinistro, appoggiamo le ginocchia a terra, petto e addome scendono parallelo, non aprite i gomiti, ruoto indietro le spalle, entro nel cobra, inspiro, apro, porto le ginocchia indietro, vado sul ginocchio, punto i piedi e risalgo la dukkha svanasana. Resto, 5 respiri, 4, 3, 2, 1. Porto in avanti il piede destro, solo il destro che entra le mani. Scivolo indietro con il sinistro, porto giù il ginocchio sinistro, libero il collo del piede sinistro. Inspiro, risalgo su lentamente con la schiena, mani sulle ginocchia, cerchiamo di scendere il più possibile dentro la posizione. Le mani sono morbide, ok? Non c'è questo peso, la schiena è dritta e cercate di avere i gomiti leggermente piegati ma morbidi. L'importante è che le spalle stiamo indietro, non in avanti. Si resta, 5 respiri, 4, 3, lasciate scivolare il bacino, stiamo allungando il quadricipite, 2, prima abbiamo allungato tutta la parte posteriore, adesso ci occupiamo della parte anteriore, 1, portiamo le mani a terra, scivoliamo sul tallone, allungando la gamba destra. Si resta qui, 5, 4, 3, 2, 1, torno in avanti, stavolta le mani sono tutte e due all'interno della gamba e faccio scivolare e cammino in avanti con il piede destro, lo porto sul bordo del tappetino e lì metto anche le mani, mi spingo indietro e cerco di allungare il più possibile lo spazio. Se riesco porto a terra tutti e due i gomiti, la spalla e il ginocchio destro devono essere a contatto, la luce destra è a terra. Se scende solo un gomito preferisco una posizione molto più alta, nel senso con le braccia distese. L'importante è che la schiena sia dritta e soprattutto che il bacino
sia flessibile verso il pavimento, quindi non contraete l'addome, non guardate dentro, perché questo vi curva la schiena. Guardo avanti, resto, 5, 4, 3, 2, 1, porto le mani sotto le spalle, risalgo su con il busto, punto il piede sinistro, salgo con il bacino e porto il lato Mukhasvanasana alla gamba destra. Resto, 3 respiri, 2, 1, inspiro, sposto il piede sinistro, lo porto tra le mani, scendo giù con il ginocchio destro, libero il collo del piede destro. Si inspira, si sale su, mani sul ginocchio sinistro e vado in avanti. Quanto riesco, mantenendo la schiena dritta, quindi il peso va verso il centro. Si resta, si scende quanto si riesce. Talloni a terra. Ale, quella manina non la voglio sul fianco, la voglio simmetria. Quindi tutte e due le mani sul ginocchio, se ce la fa. Anche la sinistra. Resto, 4, 3, 2, 1, porto le mani a terra, scivolo indietro verso il tallone e distendo la gamba sinistra. Qui la schiena può essere curva ovviamente. Resto, 3, 2, 1, torno di nuovo in avanti, stavolta le mani sono all'interno del piede, cammino in avanti con il piede fino al bordo del tappetino, lì metto anche le dita delle mani e spingo indietro con la gamba destra. Cerco di portare i gomiti a terra, se non riesco rimango su e resto. L'importante è scendere con il bacino. Si guarda avanti, non guardate dentro. 5, 4, 3, 2, 1, portiamo le mani sotto le spalle, lentamente si torna indietro, stavolta ci sediamo indietro, guardate è un incrocio, da qui vado a portare il bacino al centro ed entro direttamente in Mukhasana. Allora, in realtà è molto più facile, ragazzi, di come vi siete lambiccati il cervello. Allora, è proprio semplice. Da qui non faccio altro che mettermi a sedere al centro. Mi metto a sedere al centro, sono già in Mukhasana, senza dover spostare niente. Mi siedo, ok? E ci siamo. Ok, cercate di mantenere le ginocchia in linea una sopra l'altra. I piedi sono esterni, quindi non sono sotto i glutei, possibilmente paralleli. Il gioco lo fa quella sotto, quindi più spostate quella sotto, più è facile incastrarci sopra quella sopra. Inspiro, apro bene il petto, scendo anche qui quanto riesco, senza staccare i glutei da terra. Ale, vedi un attimo se ti fa male il piriforme, Se ti fa male il piriforme, nel lato in cui ti fa male il piriforme, ci metti un cuscino sotto, in modo che allenta la tensione. Ci metti qualcosa di morbido che non ti faccia stressare il piriforme. Esatto, bravo. Anche una coperta, la rotoli, quello lo puoi anche raddoppiare, secondo me, quel cuscino. Ok. E lasciamoci andare giù. Cercate di rilassare, più contraete peggio è per i nostri muscoli, dobbiamo proprio ammorbidire invece. Ok, qui stiamo lavorando sulla parte alta del gluteo e la parte laterale della gamba, della coscia. La gamba è più giù, questa è la coscia. Rimaniamo e lasciamo andare tutte le tensioni verso il pavimento. Controllate di non staccare il gluteo sinistro da terra. Si inspira, portiamo le mani sotto le spalle, lentamente si risale su, piano piano, e cambiamo l'incrocio delle gambe dall'altra parte. Stessa cosa,
si apre il petto e respirando si scende. La sinistra è sotto, Laura, la destra è sopra stavolta. Piedi all'esterno dei glutei. Mi raccomando, cercate di spingere giù il gluteo destro, anche quello che ci interessa maggiormente, non si stacchi il destro in questo momento. Si resta, 5 respiri, 4, 3 le gambe, cercate di sentire se state rilassando, se state contraendo, ed è facile da riconoscere, soprattutto sulla sinistra, lasciate andare. Lentamente si risale su, piano piano, e sciogliamo le gambe davanti a noi. Mani sulle ginocchia, apro bene il petto, inspiro, espiro, mi lascio scivolare verso il pavimento, portando le ginocchia al petto, massaggio, e cerco di, anche se si stacca un po' il gluteo, mi va bene, di schiacciare il più possibile le ginocchia verso il petto durante la circonduzione. Faccio delle circonduzioni e porto proprio l'addome a toccare le cosce e inverto dall'altra parte. Manteniamo il ginocchio destro al petto e distendiamo la gamba sinistra a terra. Gamba sinistra attiva, ginocchio destro può scivolare verso l'esterno un po', se vi sale parecchio, piuttosto che verso l'addome, c'è più spazio, meno tensione. Resto, spingete giù la gamba sinistra, deve essere attaccata a terra, il polpaccio e anche la coscia deve essere attaccata a terra. Adesso fletto la gamba sinistra portando il piede a terra e vado ad afferrare l'alluce destro, se riesco, altrimenti afferro il polpaccio, la caviglia o la coscia, vado a distendere la gamba destra verso l'alto, scapola destra appoggiata a terra, mi raccomando, se no salite con il collo vi fate male alla cervicale, fletto e distendo, le spalle devono rimanere giù, fletto, per questo se non riuscite afferrate il polpaccio e distendo, fletto e distendo, mantengo la gamba nel massimo allungamento, con la mano sinistra adesso afferro l'esterno del piede, se non riesco ad arrivare al piede afferro caviglia, polpaccio, ginocchio, l'importante è che la gamba rimanga distesa e ruotiamo con il bacino, quindi con entrambe le gambe, una è piegata, l'altra è distesa, verso sinistra in una torsione, le scapole restano a terra. Manteniamo la presa della gamba, piede, coscia, destra e distendiamo in allungamento la gamba sinistra. Non è facile, è doloroso. Si resta. 5, 4, 3, rilassate l'addome, 2, 1, flettiamo il ginocchio sinistro, lo portiamo verso il petto, liberiamo la gamba destra, tutte e due le ginocchia, una sopra l'altra, rimaniamo a sinistra. Se non abbiamo male al collo, ruotiamo la testa verso la spalla destra. Si resta. Morbidi. Lasciamo andare le tensioni esterne, anche quelle della colonna vertebrale, quindi sia la fascia lata che la parte centrale della schiena. Lentamente torniamo verso il centro, pian piano, portiamo entrambe le ginocchia al petto, massaggiamo la schiena. Stavolta manteniamo al petto il ginocchio sinistro, andiamo a distendere a terra la gamba destra. Tiriamo il ginocchio verso l'esterno il più possibile, manteniamoci lì. Rilassate il piede sinistro, il piede sinistro è rilassato, è attivo il destro. Flettiamo la gamba a destra, portando il piede verso terra, afferriamo l'alluce, la coscia, quello che vi torna meglio e distendiamo la gamba sinistra. La scapola sinistra non si stacca da terra, fletto e distendo. Fletto
e distendo, fletto e distendo, rimango nel massimo allungamento. Con la mano destra afferro l'esterno del piede, della caviglia, del polpaccio, della coscia, quello che riuscite, e ruotiamo il bacino verso destra, tutte e due le gambe giù, una piegata, l'altra distesa, scapole a terra. Mantengo la presa della gamba sinistra e vado a distendere la destra, il più possibile. Se vi fa male la schiena, no, lo fate nel minimo come movimento. Si resta, 5, 4, spingete in allungamento le gambe, in allungamento le gambe, 3, 2, 1, fletto la gamba destra, la porto verso il petto, sgancio la mano dalla porta al piede, sinistro, porto tutte e due le ginocchia verso il petto, mantenendo l'intorsione. Si resta, 5, respiri, 4, 3, 2, 1, lentamente riporto le gambe verso il centro, le abbraccio, massaggio la schiena e poi lentamente distendo la gamba destra a terra, distendo la gamba sinistra, allungo le braccia dentro la testa, mantengo il massimo allungamento, cerco di sentire quanto ho guadagnato con questo allungamento di stamani, questa lezione. Inspirando porto le braccia verso il soffitto ed espirando le lascio scivolare lungo i fianchi, palmi rivolti verso l'alto, ruoto indietro le spalle, abbasso le scapole, resto in Shavasana, ascolto come sta il corpo. Provate a sentire se c'è più spazio, se sentite il corpo più rilassato. Rimaniamo qualche respiro in Shavasana, permettiamo al nostro corpo di rilassarsi e di memorizzare, di stare un po' nella pratica ancora. Rimanete concentrati sul vostro respiro, osservate la quiete del vostro respiro, quasi impercettibile. Provate anche a osservare quali sono le zone che pesano di più, quelle che pesano di meno. Inspirate profondamente, gonfiando l'addome e espandendo il torace. Tratteniamo. E respirando liberiamoci dalla bocca, piano piano. Ancora una volta. Inspiro, gonfio l'addome, espando il torace. Trattengo. E respirando lascio andare. Ancora inspiro, gonfio, espando, trattengo, non spingete l'aria, lasciatela uscire dalla bocca spontaneamente, espiro, lascio andare. Iniziate a riattivare le dita delle mani e dei piedi con piccoli movimenti, polsi e caviglie, ruotate sul fianco destro, e pian piano risalite verso il centro. Portiamoci un attimo in posizione di meditazione, quindi su casa, una delle posizioni più comode. Manteniamo le mani sulle nostre ginocchia, petto dritto, schiena dritta, chiudiamo gli occhi, osserviamo il nostro stato attuale. Proviamo a creare un sankalpa per oggi, un proposito, è veramente quello più banale, più difficile probabilmente, la tranquillità per oggi. Il nostro sankalpa è cercare di mantenerci distaccati da tutto, sereni e tranquilli.
Facciamo nostro questo sankalpa, memorizziamolo bene. Ogni volta che ci parte la bambola o ci prende un po' di tristezza oggi, riportiamoci lì, eh? Devo mantenermi sereno e tranquillo. Inspiriamo profondamente, gonfiamo l'addome, torace, tratteniamo per un istante. Espirando lasciamo andare, fuori l'aria. Si inspira, si portano le braccia verso l'alto, con lo sguardo seguiamo le nostre mani, uniamo i palmi ed espirando lentamente portiamo le mani davanti al cuore. E grazie.